Abbiamo pensato di eh, storicizzare proprio questa telefonia che in, eh, apparentemente non serve a niente perché sono tutti telefoni vecchi. Non hanno valore eh, né storico né economico, devo dire. Quindi eh, l'appello che noi facciamo alla popolazione è quello di dire: portate i vostri telefoni al museo, avrete in ingresso gratis. I vecchi cellulari diventano un'installazione permanente. L'iniziativa è del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione Cellularta, il cellulare con 3R. Riduci, riusa e ricicla. Come fa un cellulare a diventare arte? Diventa arte storica in questo caso e poi... E dopo potrà diventare anche oggetto di studio. Dalla mostra allestita nelle sale del museo sull'evoluzione della telefonia alla vera e propria opera d'arte. Il 2 dicembre i cellulari saranno infatti collocati in un cubo di plexiglass, dove ci sarà la possibilità di immettere dentro questo cubo. E tutti questi telefoni eh, diciamo, sono obsoleti dal punto di vista elettronico, ma non dal punto di vista diciamo così, eh, naturalistico, e quindi vengono mantenute e verranno mantenute nel tempo. Quindi, fra 50 anni, quando questo cubo sarà pieno di eh, qualche migliaio di, 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 di telefoni, sarà una stratificazione storica che sarà utile al museo e utile alla società. Tra gli obiettivi del progetto, sensibilizzare sulla tematica ambientale dell'inquinamento relativo all'accumulo in restrizione stabile di questa tecnologia. Si parla addirittura di un'indagine che abbiamo fatto di circa 10 miliardi di telefoni che sono in tutto il mondo in disuso e quindi questo sarà il grosso problema del futuro per un eventuale smaltimento anche, anche con cognitiva eh, diciamo, idea di, di che cosa abbiamo.